ragazzi hanno realizzato un ciclo progettuale, cioè sono partiti da una idea che è stata fornita da due imprese del territorio, una vitivinicola e una casearia, e hanno sviluppato questa idea lavorando in 5 gruppi diversi. Di aver imparato a strutturare un progetto, a creare un progetto, sia stato molto utile in tutte le sue forme, a farlo nella maniera migliore possibile, e quindi mi abbia formato. Avere innanzitutto per creare un progetto tramite le slide, che prima non ero molto capace di farlo, e soprattutto la capacità appunto di trovare le nozioni su internet e di trasformarle in un progetto appunto. Intanto il modo di esporsi, di lavorare in un gruppo, cosa che per me è molto difficile perché tendo a lavorare da sola, quindi imparare a rapportarmi con gli altri e appunto questo principalmente. Il fatto che l'application form ormai è necessaria in tutti i diversi progetti da presentare, e il professore ci ha addirittura illustrato quella che è la base su cui per appunto scrivere questa formula per presentare i progetti anche a Bruxelles, quindi i progetti internazionali. Sicuramente ho imparato a conoscere meglio programmi online, come ad esempio per creare diapositive o altri progetti di vario genere. Viene da noi e non un'idea imposta e già stabilita come è precedentemente successo, e quindi ci permette di ci coinvolgere in modo maggiore. In età post-adolescenziale percepisce l'ambiente in maniera molto diversa da un adulto. I ragazzi sono stati in grado di riuscire a percepire aspetti importanti del mondo agroalimentare italiano e anche del mondo internazionale. Interessante soprattutto l'attenzione che hanno messo nel ricercare le informazioni e poi elaborarle proprio nel mondo del biodinamico, quindi dell'ecosostenibilità e della tutela dell'ambiente.